Il mistero portato sul palcoscenico. In un ambiente scenico da film noir, la Londra dell'epoca vittoriana è stata rappresentata al Teatro Comunale di Catanzaro ne Il caso Jekyll, con Daniele Russo e Sergio Rubini, quest'ultimo in veste di attore, narratore e regista. Un'esperienza visiva che impedisce agli spettatori di distrarsi. Ogni attimo è determinante nello svolgimento di questo giallo gotico che esamina la battaglia tra il bene e il male. Tra un cambio di parrucche e di vestiti, la sua performance definisce i due personaggi in maniera completa, facendo immaginare che ognuno di loro sia presente singolarmente. Notevole la sua capacità di trasformare il suo corpo e la sua voce in un batter d'occhio, atteggiamento che esalta maggiormente i suoi personaggi. A me piace l'idea di un teatro che possa spaventare lo spettatore. Perché è possibile fare un teatro evocativo in cui lo spettatore in qualche modo si immagina, in cui non far vedere tutto allo spettatore. Il teatro non morirà mai, diciamo, non lo si può fare che in questo modo. Il cinema oggi lo si può portare nelle case attraverso i tablet, attraverso internet, attraverso tante forme. Il teatro, diciamo, una compagnia di attori che va direttamente a casa delle persone, è difficile che sia disponibile. Per cui il teatro non morirà mai. Penso che sia impossibile non parlare, non dialogare costantemente con il proprio inconscio, anche inconsapevolmente, cosa che non fa il personaggio che Sergio e Carla hanno scritto per me, anzi i personaggi. Quanti ne hai scritto uno, ne hai scritti due, non l'ho ancora capito, perché in realtà è uno che si fonde nell'altro, che si fonde nell'altro. Pirandello diceva uno, nessuno, 100.000, diciamo, per cui Freud a un certo punto pensava che fossimo in due, Pirandello ha detto invece siamo addirittura 100.000. Il caso Jekyll ha concluso la stagione teatrale catanzarese di Ama Calabria. È andata magnificamente, superiore alle nostre aspettative, in quella che è l'attività di multidisciplinarietà che si svolge in questo teatro, così come nella stagione lametina. Abbiamo riscontrato uguale apprezzamento e questo ci riempie di gioia, ci dà forza per quello che riguarda le programmazioni future. E cercheremo di aumentare sempre più il livello, voglio dire, in maniera tale da andare incontro alle esigenze sempre più particolari del nostro affezionatissimo pubblico.